Ciao a tutti ragazzi, qui è Karel 33 e oggi sono in TechKit per mostrarvi un nuovo tutorial. Questa volta su una cosa che vi può tornare molto utile, cioè la fabbrica di diamanti. Quali sono gli animali della Morcrypts? Allora, avrete bisogno per la prima parte di questo video, cioè la costruzione solo della struttura. Poi nel prossimo video vi farò vedere i collegamenti di dei collector MK3, 8 collector MK3, 4 relay MK3, un energy condenser, un po' di glowstone e un diamante. Allora, posizionate l'energy condenser così, ok? Poi avrete bisogno di questi qua, gli MK3 che sono i collector, se non mi sbaglio, e li mettete a croce intorno all'energy condenser. Prendete a questo punto gli MK3, com'è che si chiamano? Boh. Collector MK3, buono. E li mettete qui, così, e formate sempre una croce. Ora verrà la parte che vi fa sclerare di più in assoluto, perché dovrete coprire i collector MK3 con la glowstone. Così. Questa parte fa abbastanza sclerare perché si sbaglia sempre a metterli e ogni volta si clicca lì. E a questo punto non funziona più. Cioè non. Beh, avete capito. Poi chiudo i buchi solo per estetica. Questo non serve più. Questo non serve più. Questo non serve. Ouch! Quello serviva ancora. Perché faccio così? Così. E rompete tutto. Molto bene. Adesso mettete degli altri collector da coprire gli energy. Com'è che si chiamano? I relay. Così. 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 E così. E li coprite con la glowstone. Così. Non il buco in centro, non lo dovete coprire quello. Sempre a formare questa specie di croce. Forse ho spaccato qualcosa di troppo. No, ok, molto bene. Ora, cliccate lì sull'energy condenser. Non so perché tutta sta roba, non chiedetemelo. Prendete il diamante e lo mettete. Come vedete lui comincerà a caricarlo. Dopo che arriverà a 10.000, ne creerà uno. Ora, la prima parte di video è finita. Vi farò vedere nel prossimo video i collegamenti per farvelo arrivare in casa. Non perdetelo. Ciao!